Beh, come dire, Matteo Montesi continua a parlare dei diavoli, continua a parlarne costantemente e fa l'errore che hanno fatto in molti, perché a forza di parlare dei diavoli, e poi, prima o poi, qualche diavolo salterà fuori e lui ha avuto dei problemi per colpa di questi diavoli, capito? Ed è così che è successo già nel passato. Altre persone prima di lui hanno avuto problemi coi diavoli perché ne hanno parlato troppo. Per esempio, Ignazio di Loyola e Torquemada, a forza di voler combattere i diavoli e di bruciare tutto per distruggere i diavoli, hanno massacrato milioni di persone, hanno bruciato milioni di persone, soprattutto fra quelli che consideravano pagani, eretici, stregoni, fra i politeisti, quelli che adoravano altri dei, gli abitanti del Nuovo Mondo. Ecco, la Santa Inquisizione spagnola ha ucciso molti adoratori o pseudo-adoratori dei diavoli, streghi, stregoni, maghe, maghi, fattucchieri, ma anche altri cristiani che non erano cattolici. I diavoli, l'ossessione dei diavoli. Iscrivetevi al mio canale di YouTube ed anche a questo di Spreaker, Santen Chan. E come vi dicevo, Matteo Montesi è sempre più involucrato in questa caccia ai diavoli. Chissà chi gliela ispira, chissà chi non gliela ispira, e non lo so. È la miseria, come dice lui, ma per il resto fa dei video che sono molto interessanti, però dovrebbe lasciare un po' sti diavoli da parte, perché veramente si trasformeranno, se già non lo sono, in una ossessione. Poi mi hanno commentato il mio ultimo live radio broadcast che ho caricato nel mio canale di YouTube, Santen Chan, che in effetti ne ha fatte di tutti i colori, cose che io non conoscevo, perché ha già bruciato altre proprietà, ha rotto, come io sapevo invece, la casa di parenti suoi, e veramente. Ma questa necessità di parlare tanto dei diavoli, i diavoli, Satana, Satana, i Satanassi, ha portato nel passato a vedere nell'avversario, nel nemico, un demonio, un qualche cosa di non umano. E quindi a deumanizzare l'avversario per poi distruggerlo, prima psicologicamente e poi anche moralmente e fisicamente. Lo sterminio dell'altro, lo sterminio del diverso, passò anche attraverso la demonizzazione dell'altra persona. E quindi questo rende un individuo pericoloso, pernicioso, perché è disposto a vedere delle cose orrende laddove soltanto la sua immaginazione le vede, e a voler bruciare case abbandonate, che comunque stanno nell'ignavia, nell'incuria, ma che hanno proprietari o che magari sono del demanio pubblico.
E questo aspetto di Matteo Montesi non lo conoscevo mica. Ripeto, io l'ho seguito fin da quando faceva i suoi video 2010, 2000, forse 2006, ma soprattutto 2010-2013, corti. Poi ho iniziato a farli larghi, passeggiate, scarpinate larghe, ma veramente. Questo dei diauli, i diauli, questa ossessione per i diauli l'ha portato agli estremi. Io pensavo che per lui fosse solo un gioco. Invece ho visto come no, sta uscendo di matto. Se veramente non riesce a governare questa faccenda, veramente. Ci mancherà poco che gli facciano incontrare, magari per il suo bene, dei buoni professionali, perché veramente non so come andrà a finire, cosa potrà fare. I diavoli, e poi prega. Vabbè, ma allora se preghi, nomini Gesù, tutti i santi, eccetera. Contro i diavoli, che ti metti il crocifisso al contrario? E perché dai fuoco pure alle tue giacche in video? Io ho visto, mi hanno fatto vedere, mi hanno indicato, caro Matteo Montesi, che ti sei bruciato un giacotto perché hai detto adesso questo non c'è niente, ma se questa giacca che poi era in plastico, in poliester, così ha inquinato pure l'ambiente. Se questa giacca fosse indemoniata, brucierei anche questa. E aveva fatto un falò Matteo Montesi e ci buttò la giacca, che non so se era di cuoio o di plastico, e prese fuoco. E ribadì: bisogna bruciare tutto quello che è assatanato, quello che è inquinato, quello che è indemoniato. Ma santo cielo, togliersi i vestiti di dosso per dargli fuoco? A che pro? Per dimostrare come si bruciano le cose? Ma c'è bisogno di un tutorial, di un video tutorial per dimostrare come si bruciano le cose? Caro Matteo Montesi, ma sei fuso? Fai dei video bellissimi, perché ti ho ripreso a seguirti. Soprattutto perché ricarichi dei bei video che hai girato anni fa. Prima del 2018, quando ti chiudessero il tuo canale, perché ne avevi dette di crude e di cotte. E soprattutto perché mi sembra che hai rotto la casa di alcuni parenti tuoi che ti hanno denunciato e hanno fatto togliere il video. Tu lo hai ricaricato e YouTube ti ha segnalato per spam. E quindi i video che stai ricaricando sono bellissimi, soprattutto quando non hanno a che fare con il bucaggio. E soprattutto anche quelli del bucaggio quando non hanno a che fare con gli incendi e le devastazioni, il vandalismo, le rotture di cose, perché non si rompe nulla, non si brucia nulla quando si entra in una casa abbandonata. Tanto ti lamentavi dei vandali che devastavano le cose che trovavano nelle case abbandonate e poi tu fai altrettanto. Complimenti. Che contraddizione che hai. Comunque, veramente, quella di Matteo Montesi può sembrare una cosa isolata, e invece non è una cosa isolata, è una cosa che va per la comune, purtroppo. Non solo dall'antichità, ma anche oggi, giorno, ci sono persone che hanno questi conflitti e che li manifestano in YouTube, se no non chiuderebbero tantissimi canali al giorno, dei miliardi che ci sono. Ma come dire, chi si ossessiona? Chi vede tanti demoni, poi alla fine li trova in qualche posto, se non in una casa abbandonata, se non per la strada, se non in qualche persona che sarebbe pericoloso, comunque nel suo cervello li trova. Ma alla fine magari ci si autoconvince così tanto che
che magari il demonio lo si trova nell'altro. E badate bene che la cosa può essere grave, perché si va incontro a una alienazione della personalità. E perché già ci si divorzia dalla realtà, già si interpreta la realtà in un altro modo. Si vedono demoni, si vedono inferni là dove non ci sono. Finché si rimane nell'aneddotico, la cosa può essere divertente, può far ridere. Ma a forza di insistere, sono due le cose. O in realtà si sta rivelando una specie di schizofrenia latente, o bipolarismo, o istinti maniacali, compulsivi, ossessioni paranoiche, oppure questi atteggiamenti intenzionali, voluti, sfoceranno in un bipolarismo, in una schizofrenia, in ossessioni compulsive, maniacali. E quindi, a forza di insistere, andando in una direzione così tanto pazza e folle, si finisce per essere folli. Quindi te lo dico, caro Matteo Montesi, non diventare troppo fanatico religioso, e questo lo dico a tutte e tutti voi che conoscete il caro Matteo. Mandategli questo mio messaggio, che la finisca un po' di incendiare le cose, le case, le sue giacche, che pensi un po' alla sua famiglia, alla sua vita, perché sta bene occuparsi di religione, ma non negli eccessi come fa lui, perché se no c'è solo la pazzia alla fine, di tanta distruzione, di tanto sfacelo, di tanta dissociazione psicologica nei confronti della realtà. C'è troppa immedesimazione in ciò che si aborrisce con tanta alacritudine, in modo così tanto viscerale. Tanta immedesimazione nei propri diavoli che si pretendono combattere, perché alla fine ci si identifica col nemico che si vuole combattere. Bisogna quindi scegliersi degli ideali e delle mete più concrete, altro che i diavoli. I diavoli un corno, ce li hai nel cervello. Quindi, come dire, io spero di continuare a vedere dei bellissimi video come finora ne ho visti, caro Matteo Montesi, ma bisogna darci un taglio, perché altrimenti, non so. Io, questo è il secondo radioprogramma in Spreaker che dedico, e poi, vabbè, mi occuperò di altro. Ma siccome molti del mio pubblico, anche in YouTube, mi hanno chiesto delle spiegazioni, io ho cercato a quest'ora tardi di darvi delle spiegazioni. Speriamo che siano arrivate a soddisfarvi. Vi do la buonanotte a tutte e tutti voi. Mancano 36 secondi. E peccato, perché queste ossessioni del nostro Montesi potranno condurlo in un cattivo cammino, non tanto promettente. E peccato davvero. Speriamo che non faccia la fi stessa fine di Giuseppe Simone, che ha dovuto chiudere tantissimi canali anche lui, e poi, volendo fare del trash, già è rimasto senza contenuto. Ciao ciao.